Prestiti al rallentatore per le imprese e Confesercenti conferma lo stallo, solo 7 su 10 hanno riaperto e i consumi faticano a ripartire. Le garanzie dello Stato ci sono. Sulla burocrazia la promessa è di snellirla ulteriormente, ma i dati della commissione bicamerale sulle banche dicono senza margine di dubbio che la liquidità alle imprese continua ad arrivare a rilento. Finora risultano accolte e messe in pagamento solo il 50% delle domande per i prestiti fino a 25.000 euro richiesti dalle piccole e medie imprese e si scende al 25% per quelli di importo superiore. Quella che emerge dalle statistiche è anche l'immagine di un'Italia divisa in due. Il 47,6% dei crediti è stato infatti erogato nelle quattro regioni guida del Nord, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, mentre fanalino di coda è la Calabria, con poco più del 2%. La FABI, il principale sindacato dei bancari, mette in guardia: se al Sud restano solo le briciole, si rischiano due effetti negativi. Il primo, spinge le aziende del centro e sud Italia verso l'usura. Il secondo aspetto è che espone i direttori di agenzia e i lavoratori bancari a responsabilità enormi, anche per effetto di un groviglio di norme e di leggi che devono essere chiarite. Chiediamo quindi al governo uno scudo penale a tutela di tutte le lavoratrici e i lavoratori bancari. E Confesercenti conferma lo stallo. Solo 7 su 10 hanno riaperto e i consumi arrancano, visto che appena il 29% dei clienti è tornato a fare acquisti. Risultato? Il 68% di chi ha deciso di riaprire sta lavorando in perdita. La crisi è stata gestita.